Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video dedicato alla sezione Halloween, perché parliamo di nuovo di horror, però questa volta non vi elencherò dei film come ho fatto nel video precedente, ma andiamo a vedere insieme da dove nasce il piacere nel vedere un film horror. Quindi perché c'è una certa categoria di persone che ama assolutamente vedere film di questo genere, tra cui la sottoscritta, perché a me è sempre piaciuto vedere film di questo tipo. E quindi vediamo un po' perché ne siamo tanto attratti, perché in qualche modo spaventarci, ci provoca una sensazione piacevole e divertente quando guardiamo un film horror. Però prima devo fare una piccola premessa. Quando si parla di film horror, ci viene subito in mente qualcosa che fa paura, qualcosa che ci spaventa. La paura è un'emozione umana innata, fondamentale e condivisa da tutte le culture e anche dagli animali, quindi è una paura che noi condividiamo anche con gli animali. È un'emozione che è assolutamente necessaria per la nostra sopravvivenza perché ci mette in guardia dal pericolo. Quindi quando noi abbiamo paura, scateniamo nel nostro corpo una serie di reazioni fisiologiche che ci fanno pensare qua è meglio fuggire oppure è meglio difendersi. Quindi abbiamo questa reazione che può essere o di attacco o di fuga e questo serve per sopravvivere. Quindi la paura è un'emozione assolutamente normale, necessaria e condivisa da chiunque, perché non esiste nessun essere umano al mondo che non abbia avuto paura almeno una volta nella sua vita. Però se avere paura in una situazione della nostra vita non è assolutamente piacevole, perché diciamoci la verità, la paura è normale, però a nessuno piace sentirsi spaventati o avere paura nella vita quotidiana. E allora, se è un'emozione che comunque non fa piacere, perché con i film noi ce l'andiamo a cercare? Perché andiamo a vedere un film horror o perché leggiamo dei libri horror? Perché vogliamo spaventarci? Sembra che, secondo alcune ricerche di alcuni studiosi, questo accada perché sembra che nel momento in cui noi vediamo una scena di paura, ma all'interno di un ambiente che in realtà è assolutamente sicuro e che non rappresenta affatto un pericolo, come può essere un cinema, la casa, del nostro amico piuttosto che casa nostra, le reazioni fisiologiche che si attivano sono quelle che sono capaci di alzare l'adrenalina, quindi di darci una sensazione di piacere e addirittura di farci aumentare l'autostima, perché noi sappiamo che potremmo uscire da quella situazione di pericolo, che potremmo sicuramente superarla e vincere, perché ovviamente si tratta di finzione, quindi lo sappiamo benissimo che in realtà non ci accade nulla. Però per qualche motivo il nostro cervello attiva delle reazioni che ci fanno pensare che noi ne siamo usciti vincitori e questo alza l'autostima. Invece un'altra teoria sostiene che vedere un film horror è capace di far riconciliare l'essere umano con l'idea della morte, perché spesso nei film di questo genere noi vediamo degli spiriti, dei fantasmi. Quindi in qualche modo il nostro cervello inconsciamente registra la notizia che se c'è uno spirito vuol dire che c'è un al di là. Quindi vuol dire che dopo la morte del corpo in realtà la nostra anima sopravvive e questo in qualche modo permette di riconciliarsi con l'idea della morte. È tutto un meccanismo inconscio perché in realtà quando guardiamo un film non stiamo a pensare a queste cose. Però secondo le ricerche di questi studiosi sembra che questi siano i due motivi principali. Quindi per la maggior parte delle persone che si divertono a guardare questi film, queste possono essere le ragioni. Però in realtà ci sono anche delle persone che guardano questo genere di film, ma che poi in realtà non si divertono tanto, perché quando il film è finito, cominciano a pensare che potrebbe succedere qualcosa, cominciano ad avere paura, cominciano ad avere degli incubi, magari non dormono di notte. Quindi in realtà la sensazione di divertimento è pressoché inesistente. Questo accade perché quando noi guardiamo un film di questo tipo,
A volte può capitare di elaborare determinate scene in un determinato modo, cominciare a pensare a determinate cose che scatenano dentro di noi una reazione di ansia. In quel caso non si tratta più di paura, perché la paura è un'emozione che viene fuori quando noi siamo davanti ad un pericolo oggettivo, quindi il pericolo esiste davvero, è reale ed è sotto gli occhi di tutti. Invece l'ansia è una sensazione che viene fuori quando il pericolo non è reale e oggettivo, ma è nella nostra testa. È una cosa che spaventa noi e non spaventa magari la maggior parte delle persone. Vi faccio un esempio: se noi siamo per strada e a un certo punto arriva una tigre che ringhia contro di noi, e io sfido chiunque a non avere paura, forse giusto un domatore di tigri potrebbe non avere paura, ma la maggior parte delle persone si spaventa e come? Ma se entriamo in ascensore, ci sono delle persone che soffrono di claustrofobia e si spaventano, ce ne sono altre che invece assolutamente non ne soffrono, in ascensore pensano i cavoli loro e non si spaventano minimamente, perché l'ascensore non è un pericolo reale e oggettivo per tutti, è un qualcosa che spaventa solo le persone che elaborano nella loro testa determinate situazioni capaci di provocare appunto l'ansia. E questo può succedere anche con un film horror, perché io magari vedo una scena, mi spavento lì per lì mentre vedo il film e poi quando è finito basta, finisce. Invece c'è una persona che magari ci pensa, ci ripensa, non dorme di notte, ha degli incubi. Perché? Perché quella scena è stata capace di attivare delle cose dentro di lui che magari inconsciamente già lo spaventavano, già gli facevano provare una determinata ansia. E quindi, insomma, il film horror è in grado di provocare diverse reazioni nelle diverse persone. In ogni caso, resta un genere che piace veramente a tantissimi, che comunque diverte tantissimi e soprattutto un genere che continua ad essere di grande successo sul grande schermo, sul piccolo schermo, nella letteratura, perché comunque ci sono un sacco di libri e adesso addirittura ci sono anche delle app paranormali, delle app dell'orrore. Io non le conosco quelle perché non utilizzo praticamente quasi nessuna app e è già tanto se utilizzo il cellulare per fare le telefonate, quindi non è uno strumento che io uso più di tanto. Però so comunque che esistono questo genere di app ed esistono anche tantissimi giochi per console e PC. Quindi se volete qualcosa di horror potete sicuramente scegliere tra un sacco di generi diversi, un sacco di cose diverse. E questi sono un po' i motivi principali per i quali una persona è attratta dall'horror. Fatemi sapere nei commenti se a voi piace ed eventualmente se vi va di condividere anche il motivo per cui vi piace. Così magari può darsi che ci siano delle motivazioni diverse che io non ho nominato in questo video. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.